Allora, io mi chiamo Marco Perduca e coordino le attività internazionali dell'Associazione Luca Coscioni, che è nata nel 2002 per promuovere la libertà di ricerca scientifica in Italia negli anni in cui il governo Berlusconi stava mettendo fuori legge tanto la ricerca scientifica sulle cellule staminali e embrionali, quanto voleva creare ostacoli alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Negli anni l'associazione ha arricchito la propria, diciamo, lista di temi e dal 2010 più o meno siamo entrati a far parte di quelli che ritenevano che in Italia, oltre che legalizzare tutte le droghe perché si ritiene il rapporto con queste sostanze il frutto di un dovrebbe essere il frutto di una libera scelta, siamo avvicinati a quelli che stavano chiedendo sempre più insistentemente la possibilità di poter accedere alla cannabis per tutta una serie di terapie. Erano gli anni in cui dall'estero ci arrivavano le prime buone notizie, ne parleremo più avanti. In Italia c'erano stati dei grandi avanzamenti nel 2007 con l'adozione di una legge, ma poi sia il governo Prodi di quell'epoca, che durò poco, sia il governo Berlusconi, che durò un po' di più, e il governo Monti non si erano dati da fare per dare conseguenze pratiche a quella decisione, che andava non tanto in linea con le decisioni europee ma con le decisioni americane. E da allora abbiamo insistito per far sì che la accessibilità a questo tipo di prodotti divenisse non soltanto possibile ma anche conosciuta e rimborsabile, e nel libro parliamo. Allo stesso tempo volevo segnalare che quel tavolo, oltre che poter comprare il libretto, no? Sì, che ha un prezzo speciale per la fiera scontato, si può anche firmare un appello al governo, che ci sarà. Noi l'abbiamo fatto al governo che c'era, in tempi in cui anche per poche settimane avrebbe potuto prendere delle decisioni importanti. L'appello pone almeno 7 punti all'ordine del giorno, senza che si tiri fuori una lira in più, senza che si cambi una legge in più, senza che ci si innesti in maniera strutturale sulle politiche, per far sì che l'Italia recuperi il tempo perduto nell'attenzione relativa alle sostanze stupefacenti. Quindi non soltanto cannabis, ma anche tutto ciò che ha a che fare con riduzione dei danni e dei rischi, investimenti in assistenza, investimenti anche in, e qui ne parleremo più avanti, in adeguamento delle nostre attenzioni nazionali alla cannabis sulla scorta, sulla base, sull'esperienza di quanto avviene in giro per il mondo. Per motivi medico-scientifici. Se lo volete firmare ci farà molto piacere e poi rimarremo in contatto anche con la newsletter che fuori luogo e l'associazione Luca Coscioni produce. Non so se avete avuto modo di leggere il contratto di governo, che ancora non c'è il contratto, non c'è il governo, insomma, diciamo, il primo punto verso il governo mi pare che non includa niente di tutto ciò. Quel che non è incluso in un contratto di governo potrebbe entrare all'interno di dibattiti o decisioni del Parlamento, perché una volta che è composto il governo verranno composte anche le commissioni parlamentari, e noi ci rivolgiamo a tutte e due le istituzioni. Anche perché sappiamo, ma qui veramente concludo questo intrattenimento in attesa che si potesse cominciare, adesso sicuramente non possiamo cominciare, proprio dal Parlamento nella scorsa legislatura vennero i passi avanti più significativi storicamente parlando relativamente alla Bene, io sono Leonardo Fiorentini, sono direttore del luogo, edito da Forum Droghe, che è un'associazione che dal 95 si occupa di politiche sulle droghe in Italia a seguito dell'esperienza referendaria lanciata una serie di soggetti politici e sociali per l'abolizione di alcune norme dell'ex, anzi dell'attuale legge sulle droghe, tra lei e Torino Vassalli, in particolare quelli che riguardavano la penalizzazione del consumo, referendum che fu vinto in Italia nel 1993. Purtroppo a quel referendum non è stato dato seguito, nonostante fosse portato per scontato la vittoria del
sì a quel quesito, la vita del City Food è 53%, la politica sulle droghe in Italia ha fatto passi in avanti, se non per la volontà degli enti locali di perseguire, delle regioni di perseguire politiche in particolare di riduzione del danno, ma dal punto di vista del futuro nazionale non c'è stato nulla, se non un grande passo indietro della legge Fini Giovanardi, poi resa nulla dall'intervento in molte sue parti, non in tutte, dall'intervento della Corte Costituzionale nel 2014, febbraio del 2014. Oggi presentiamo, grazie all'ospitalità di Monica Sativa Trade, questo libro che è stato edito dall'Associazione di Bocconi, che parte dalle esperienze di movimento antiterrorista negli ultimi anni, in particolare poi Marco, a cui riceverò presto la parola, in particolare proposta di iniziativa del popolare sulla legalizzazione del cannabis, di cui Marco è stato il coordinatore, che ha riaperto un dibattito che adesso si chiama sottotraccia. Io poi magari farò una disamina della panoramica, una panoramica sulle politiche internazionali tema di cannabis. Lascio subito la parola a Marco che introduce meglio di me. Grazie. Allora, abbiamo voluto dare un titolo un po' anche provocatorio a questo libro curato da Barbara Bombicini e Viola Tofani, che ha una mia prepostazione e tutta una serie di informazioni arricchenti dal punto di vista internazionale relativamente alla cannabis, cioè il titolo è La cannabis fa bene alla politica, perché un po' parlare di droghe, un po' parlare di droghe in Italia, un po' cercare di interagire con le istituzioni del nostro paese ha bisogno di una forte dose non tanto di sostanze stupefacenti ma di ottimismo, e quindi noi abbiamo voluto vedere il bicchiere mezzo pieno. E devo dire che nel mettere insieme i documenti che compongono queste 100+ pagine di libretto si può dire, si può confermare che in effetti il bicchiere ha raggiunto se non altro la metà, poi al peggio non c'è mai fine, ma noi vogliamo continuare a portare acqua a questo proposta o serie di proposte per far sì che finalmente non soltanto la cannabis faccia bene alla politica, e poi vedremo perché in effetti ha fatto bene alla politica, ma faccia bene a tutti quelli che l'hanno incontrata o la incontrano e magari la incontreranno. Noi siamo qui in una fiera, sono anni che veniamo a presentare pubblicazioni, appelli o iniziative in questo tipo di fiere, e negli ultimi 3 anni abbiamo visto una presenza crescere in maniera esponenziale sia di partecipanti sia di studenti, il che vuol dire che da qualche parte questo interesse non è esclusivamente teorico, filosofico, politico, ma inizia a diventare una questione economicamente rilevante, e questo probabilmente potrebbe essere, se non l'altra metà del bicchiere oggi vuoto, un'ulteriore goccia in un contenitore che fino ad oggi è rimasto forse più appannaggio dei cosiddetti antipolizioni. Il libro ha iniziato a essere composto nell'estate dell'anno scorso e abbiamo aspettato di pubblicarlo quanto più possibile, ma poi siamo andati in stampa alla fine dell'anno perché speravamo che il processo di legalizzazione della cannabis per tutti i fini avviato dall'intergruppo parlamentare cannabis legale, rinforzato con la nostra proposta di legge dell'iniziativa popolare che si chiama legalizziamo.it, potesse arrivare a conclusione alla Camera e poi passare al Senato per, in zona Cesarini, come si dice, aggiungere un'ulteriore riforma, grande, piccola, che ci piaccia o non ci piaccia, ma sicuramente una modifica strutturale di una legge al calendario e all'agenda della 17ª legislatura. Purtroppo così non è avvenuto, ma riteniamo che tutto quello che è avvenuto negli ultimi 3 anni, 4 anni, esclusivamente sulla cannabis purtroppo, ma sicuramente altrettanto è benvenuto questo concentrarsi su una pianta che è medica da sempre, abbia avuto delle ripercussioni positive sull'uso industriale della cannabis, e se oggi siamo qua con decine di stand è grazie a una legge del dicembre del 2016 che ha rilegalizzato dopo 50 anni un prodotto tipico italiano in cui
eravamo all'avanguardia, se non solo della qualità ma anche della quantità, secondi soltanto all'Unione Sovietica, fino a quando esisteva l'Unione Sovietica, di produzione in questa parte del mondo. E quindi in qualche modo siamo riusciti a trasportare un dibattito molto politico, molto attento alle libertà di scelta, molto attento anche per certi versi alla lotta al narcotraffico internazionale, e far avere un minimo di ricaduta, se non sul tema di quella proposta di legge, su molte cose che avevano a che fare con la cannabis. Il dibattito in Parlamento è stato anche un ulteriore passo in avanti dal punto di vista mondiale, perché è l'unico Parlamento nazionale, cioè di uno Stato sovrano, non di una regione o Stato come potrebbero essere quelli degli Stati Uniti, che per 4 ore e mezzo si è confrontato in plenaria sulla legalizzazione della produzione, consumo e commercio della cannabis e dei suoi derivati per qualsiasi tipo di vita. Nel mondo, ce lo dirà Leonardo più avanti, ci sono altri Stati sovrani, Stati membri delle Nazioni Unite, che hanno legalizzato per tutti i fini o per fini tradizionali, come per esempio il Canada e la Giamaica, ma l'hanno fatto perché è stato il governo a prendere una decisione, o addirittura il Presidente della Repubblica. Mai si è passati da quello che dovrebbe essere il potere legislativo, cioè il Parlamento, e arrivati al governo. E quindi l'Italia, che ha con le droghe cosiddette un rapporto abbastanza problematico che va avanti da 3 decenni, ha spesso gli esempi del peggior modo di regolamentazione. La Fini-Giovanardi era solo l'ultimo di queste regolamentazioni, adottata nel 2006, ma aveva il suo problema principale nel manico della legge di Ercolino Vassalli del 1990, che aveva fortemente penalizzato, cioè imposto sanzioni penali oltre che amministrative anche per la mera detenzione per uso personale di tutte le sostanze, oltre che la coltivazione anche a fini ornamentali di queste piante. E quindi ha avuto il peggio, ha avuto anche il meglio. Leonardo ricordava il referendum del 93, è forse il paese dell'Unione Europea dove c'è da sempre un movimento antiproibizionista che non sempre lavora insieme, ma ora ha recuperato un minimo di percorso di strada comune, che è riuscito a incidere con lotte, disobbedienze civili e sicuramente la Casa Radicale, che ha ospitato l'associazione Luca Coscioni fin dal suo nascere, è una punta di lancia di questo non più atteggiamento o reazione o resistenza non violenta nei confronti del proibizionismo sulle sostanze stupefacenti, e che è stato tra i primi stati membri dell'Unione Europea, diciamo il secondo, quindi mi pare, dopo i Paesi Bassi, a legalizzare l'uso terapeutico dei cannabinoidi. Quindi ha questo rapporto o bene bene o male male con le sostanze, che noi abbiamo voluto racchiudere in questo libro, che ha una spiegazione di ciò che è avvenuto in Italia sulla cannabis in generale, un riassunto delle norme che consentono la prescrizione dei cannabinoidi medici, un glossario sterminato di tutti i prodotti che si possono prescrivere dal punto di vista terapeutico, un altro glossario e ampia raccoglimento di bibliografia sulla cannabis, ha tutta una parte internazionale e contiene però, perché noi non siamo degli scienziati della politica ma siamo dei militanti della modifica delle leggi, degli esempi di che cosa può essere fatto per cambiare alla radice le leggi e le politiche che oggi confidano chi ha un rapporto con questa pianta al diritto penale. Quanti sono gli italiani che hanno un rapporto con questa pianta? Esiste da una decina d'anni un Dipartimento per le politiche antidroga che annualmente produce uno studio sulla base dell'analisi e aggregazione di dati prodotti dai ministeri competenti, cioè Salute, Interno, Giustizia, ma anche in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ci dice che annualmente 4 milioni di italiani hanno un incontro più o meno protratto con la cannabis. Ci dice anche che altri 2 milioni di italiani, per un totale di 6 milioni di italiani, su un paese di 60 milioni di persone, hanno rapporti invece con le altre sostanze, principalmente cocaina, eroina e le cosiddette droghe sintetiche. Noi stiamo parlando di 6 milioni su 60 milioni di cittadini.
può essere considerato un fenomeno di nicchia? Io direi no, un fenomeno che caratterizza il 10% della popolazione sicuramente non è considerabile un fenomeno di nicchia. Tra un mesetto e mezzo, speriamo, pubblicheremo assieme alle varie associazioni che fanno parte di questa rete che si chiamava Cartello di Genova, un libro bianco, il nono sarà, sulla legge Fini-Giovanardi, in cui cerchiamo di dimostrare, analizzando in maniera indipendente gli stessi dati del governo, quanto non soltanto le persone usano queste sostanze, ma quali sono le ripercussioni dell'uso di queste sostanze. E anche qui vengono fuori tutta una serie di dati da analizzare. Ne dico solo due per far capire quanto inutili sono state queste leggi, quanto inutili nel senso che se uno volesse proprio affrontare un problema tutto dovrebbe fare tranne che quello che è stato fatto, e quanto spesso, e forse emblematicamente proprio dalle droghe, si usa la percezione del pericolo, del rischio, del danno, addirittura della morte, per poi promuovere tutta una serie di politiche che magari, diciamo, superficialmente vogliono far finta di controllare il fenomeno, ma che poi alla radice invece controllano tutta un'altra serie di comportamenti o di spostamenti sul nostro territorio. Gli esempi sono, da una parte, il numero di persone che è in carcere oggi in Italia. Oggi in Italia sono detenute circa 58.000 persone su 60 milioni di persone. Sono tante rispetto al numero di posti letto previsti dalla legge, ne sono intorno ai 42.000, quindi ce ne sono quasi 15.000 in più rispetto alla capienza legale. All'interno di queste 58.000 un terzo, 35%, 33-35% è dentro per violazione delle leggi sulla droga, e quindi siamo intorno ai 15-17.000 persone, a fronte di 6 milioni di persone che incontrano queste sostanze. Ora voi mi dovete dire qual è la legge meno applicata, magari proprio perché inapplicabile, è la legge che criminalizza l'incontro con le sostanze stupefacenti. Allora qual è il problema qua? Si è deciso di adottare una legge durissima per poi non applicarla, per far contento non si sa chi, all'epoca si sapeva, Reagan, da far contento in qualche modo, e infatti lo soddisfò molto bene con la legge Iervolino-Vassalli, oppure si ritiene che alcuni modelli o messaggi possano essere di aiuto a governare un fenomeno? Se andassimo a studiare un po' meglio questo documento del governo, si vedrebbe che il giro d'affari in Italia sulle sostanze stupefacenti illegali può arrivare ai 14 miliardi di euro, e lo dicono candidamente loro, non è che lo diciamo. 14 miliardi di euro sono quella che tecnicamente viene anche chiamata una manovrina. Ora noi siamo fissati di cifre che magari non corrispondono alla realtà, però questa ce la viene data, e non solo lo dice il Dipartimento per le politiche antidroga, ma lo conferma l'ufficio della Direzione Nazionale Antimafia, che dice il giro d'affari attorno a tutte le droghe è tale per cui se noi invece di perseguire i piccoli pesci che commerciano hashish, cannabis e marijuana la legalizzassimo, potremmo distogliere ingenti risorse umane e finanziarie e fare la vera guerra alle mafie, che sicuramente trovano grande raccolta di fondi nel commercio della cocaina, che è, diciamo, l'altra droga che fa entrare molti soldi. Ma allo stesso tempo riusciremmo a infiltrarci meglio nelle reti, perché avremo più forze dell'ordine a disposizione e più soldi da dedicare a tutto ciò. Quindi noi abbiamo una legge severissima, è stata modificata nel 2016 perché era 14 perché era ritenuta da Fini Giovanardi adottata contro la Costituzione e quindi smontata, ma poi ai noi rimontata in parte dalla Lorenzin, quindi non sono state cancellate del tutto le pene, che però non si applica. E nessuno, anche dei più acerrimi proibizionisti, si lamenta del fatto che non si applica, un po' perché lo sa, un po' perché ormai inizia a divenire non più questione fondamentalmente, diciamo, di fondamentale importanza. L'altro esempio che volevo fare, anzi sarebbero due, ma insomma faccio quest'altro, poi magari sull'altro ci torniamo, è tre settimane fa in provincia di Siracusa sono state sequestrate 60 tonnellate di marijuana che erano coltivate in campi di pomodori, che avevano pomodori al perimetro e la marijuana dentro. Mediamente un grammo di marijuana
nell'Unione Europea e anche qui sotto costa 10 euro. 60 tonnellate di marijuana a 10 euro fanno 60 milioni di euro. Il budget dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro le droghe in tutto il mondo è di 700 milioni di euro. Se veramente sono il problema che ci viene detto che sono queste droghe, da una parte mi fai delle leggi più severe e non le altre, dall'altra crei addirittura, e festeggia 20 anni quest'anno, un ufficio all'interno delle Nazioni Unite e gli dai i soldi di 10 campi della provincia di Siracusa. Essendo questo un fenomeno globale, è chiaro che non lo si vuole affrontare alla radice. E con questo concludo. Per noi, se lo si volesse seriamente affrontare alla radice, e Leonardo ci farà degli esempi di posti dove ha iniziato ad affrontare alla radice, principalmente nel paese che ha inventato la guerra alla droga, cioè gli Stati Uniti, si vedrebbe che diminuisce tutto, diminuisce il consumo, in particolare il consumo problematico, addirittura il consumo dei minorenni, aumentano le entrate fiscali e migliora la qualità della salute, sia perché sai quello che compri, perché sono tutti venuti a mettere sull'etichetta la composizione del prodotto come qualsiasi altro prodotto, sia perché se hai un problema di rapporto con queste sostanze, e in Italia devo dire rispetto ai 6 milioni di utilizzatori siamo intorno alle 200.000 persone. Sono poche, cioè sono tante, ma sono poche, sempre a seconda del, diciamo, poi ulteriore analisi che si dovrebbe fare di chi sono queste 200.000 persone, ma tu puoi andare dal tuo medico o da una struttura sociosanitaria pubblica in qualche modo non confessando di aver commesso un reato, ma di avere un problema con una sostanza, e quindi ci vai più facilmente, ci vai liberamente, con la speranza di trovare dall'altra parte del tavolo qualcuno che conosce il problema e quindi ti fornisce una cura adeguata. La parte finale, come si diceva, è una offerta a gratis, teorica ma anche pratica, al prossimo Parlamento. L'intergruppo Cannabis Legale raccoglieva principalmente esponenti del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle. Secondo me il gioco dei vasi comunicanti sono rimasti gli stessi, sono diminuiti quelli del PD ma sono quasi raddoppiati quelli del Movimento 5 Stelle, quindi volete, cioè, essendoci l'Euro, essendoci anche qualche radicale spazio, un po' la Camera, un po' il Senato, i numeri ci potrebbero essere. Occorre che però da fuori del palazzo, oltre che chiedere lo scalpo delle pensioni d'oro, dei vitalizi, dei parlamentari che non esistono più, io sono stato parlamentare fino al 2013, non vedrò mai la pensione per molti dei presenti, probabilmente un po' perché abbiamo modificato noi già le leggi nel 92 e poi ancora 5 anni fa, un po' perché grazie o non grazie alla legge Fornero comunque è tutto stato riformato. Bisogna che da fuori del palazzo venga una voce chiara, e quindi vi invitiamo a firmare questi appelli che facciamo. Certo, come si diceva all'inizio, nei 35 quanti sono punti le droghe non rientreranno, ciò non toglie che forse passando per la strada dei quattrini si può trovare un orecchio più attento. Quindi noi qui abbiamo ripetuto sia la proposta di legge del gruppo, l'intergruppo parlamentare, sia quella di iniziativa popolare, perché come prevede la legge vale almeno due legislature. La scorsa è conclusa a marzo, in questa siamo ancora validi e la nostra proposta è molto più onnicomprensiva e per certi versi liberale di quella dei parlamentari, perché prevede una liberalizzazione della vendita del prodotto, una maggiore distribuzione nei social club, cioè di coproduzione, di uso non a fine di lucro, ma soprattutto depenalizzerebbe tutte le altre sostanze e automaticamente metterebbe per la strada tutti quelli che sono in carcere, 17.000 persone, anche tutti gli altri che hanno accesso a pene alternative piuttosto che procedimenti in corso, che sono molti di più purtroppo, con l'ultimo articolo della nostra proposta di legge. Grazie. La cannabis è sempre stato un tabù per la politica. La cannabis è sempre stato un tabù per la politica. Io faccio politica, al di là della mia attività, nella situazione da ormai un quarto di secolo, e mi è sempre stato detto sì, ma tanto con la cannabis non si vincono le elezioni.
Questo è stato vero fino a qualche anno fa. Di certo la cannabis è stato uno strumento della politica, in particolare delle politiche repressive. Sin dagli anni 30, quando Haslinger ha cominciato a picchiare sulla cannabis come pianta del demonio, come quella pianta che i messicani usavano per poi andare a uccidere persone, stuprare le nostre, nostre figlie, la cannabis è sempre stato un ottimo strumento, il consumo di cannabis, la penalizzazione del consumo di cannabis, per colpire una serie di soggetti particolarmente in vista della politica. Non è un caso che la War on Drugs parta e sia gli si è dato il nome da Richard Nixon, che ormai perso la guerra del Vietnam, non avendo un altro strumento, usa le droghe per colpire il movimento del 68 negli Stati Uniti, nella Florida già da alcuni anni, proprio perché consumatori in particolare di droghe in particolare. Da alcuni anni questo mantra non è più che più o meno dal 2011-2012, ovvero quando negli Stati Uniti, dopo un processo sulla cannabis di legalizzazione in primis della cannabis terapeutica, che è cominciata col referendum in California nel 1996, si è avviato un processo di normalizzazione dei consumi e di normalizzazione anche della percezione di ciò che era quella pianta. La pianta non era più la pianta del demonio, la pianta era una fonte di medicina per il nonno malato di artrosi, per il fratello curato per un tumore, per lo zio con un problema di glaucoma. Per cui dal 96 ormai 30 stati degli USA hanno legalizzato la cannabis terapeutica e nel 2012 alcuni stati, Colorado e Oregon in primis, hanno con referendum approvato la regolamentazione legale dell'uso di cannabis. Per cui per la prima volta con la cannabis, addirittura con la cannabis ad uso ricreativo, Giovanardi direbbe quella che fa sballare, si vincono le elezioni. Non è solo gli Stati Uniti, oggi sono 9 gli stati che hanno legalizzato la cannabis ad uso ricreativo, 8 di questi lo hanno fatto con referendum, per dire un'attività dei movimenti antiproibizionisti che hanno raccolto le firme e fatto votare ai ballot americani. Uno, il Vermont, a gennaio di quest'anno, ha per la prima volta invece legalizzato l'uso ricreativo con una legge dello Stato. Per cui la presa di coscienza che ormai nell'opinione pubblica americana è largamente maggioritaria, l'ultimo sondaggio dà un 64% dei favorevoli alla legalizzazione della cannabis negli Stati Uniti, con anche tutti i direttori repubblicani che sono da ormai un paio d'anni a maggioranza favorevoli alla sua legalizzazione, dicevo, quello che era prima un sentire dell'opinione pubblica è diventato anche un agire della politica. Per la prima volta, con un doppio voto, perché la legge era stata approvata già l'estate scorsa, ma il governatore repubblicano aveva posto il veto, non aveva firmato la legge, è stata riproposta a gennaio con una serie di mediazioni di parte che hanno portato all'approvazione. Non solo gli Stati Uniti, ma nel 2013 il governo Kuczynska decide di affrontare in modo diverso il problema della cannabis, promuovendo l'iniziativa governativa, promuovendo per via governativa una proposta di legge che ha regolamentato
in modo molto stringente e potremmo dire molto statalista l'uso medico e ricreativo della marijuana. È stata una decisione presa in una situazione di opinione pubblica ben diversa da quella degli Stati Uniti. Nel 2013 il dato di favorevoli in Uruguay dalla legalizzazione della cannabis era del 33%, il governo ha legalizzato, alle elezioni successive, pur non potendosi rappresentare in circa perché la Costituzione dell'Uruguay impedisce il doppio mandato, il partito di Mujica ha rivinto le elezioni e quindi il processo di legalizzazione ha continuato ad andare avanti. Oggi in Uruguay sono circa 30.000 le persone che in qualche modo sono registrate presso l'istituto che gestisce tutta la cannabis ricreativa e terapeutica nello stato sudamericano. 10.000 sono coloro che si sono registrati per autocoltivare la cannabis, per una percentuale rispetto alla popolazione che è sicuramente inferiore al dato di consumo, che è intorno all'8% in Uruguay, ma che certamente anche drogata dal fatto che tutto il sistema di registrazione è un sistema che al consumatore di cannabis probabilmente non è particolarmente gradito. Potrebbe registrarsi, potrebbe venire registrato da parte dell'autorità statale, per cui domani, peraltro in Uruguay, diciamo, dal punto di vista democratico, nelle tutte esperienze precedenti, per cui l'impatto comunque può essere giudicato negativamente dal consumatore. Nonostante questo, il consumo di cannabis non legale in Uruguay è nettamente calato, i reati legati alle droghe sono altrettanto calati. Non ci sono solo Uruguay e Stati Uniti, la Nuova Zelanda è andata al voto l'anno scorso, il Partito dei Verdi ha proposto con forza la legalizzazione come punto fondamentale del suo programma, ha avuto un sguardo incredibile, è andato al governo e ha impegnato la premier neozelandese a avviare un percorso di legalizzazione. Ultimo, ma non per importanza, in Canada, Justin Trudeau, eletto nel 2015 primo ministro del Canada, ha vinto quelle elezioni in modo assolutamente inaspettato, perché era uno dei candidati outsider di quella tornata elettorale. Il suo partito è un partito liberale di centro, non certo attribuibile a posizioni radicali o sinistroidi. Eppure ha detto in campagna elettorale che è tonto, io voglio legalizzare la cannabis perché così com'è non va bene, esagerando, i nostri bambini possono accedere in qualsiasi momento, dobbiamo proteggerli, bisogna regolamentare quella. Ha vinto le elezioni, nonostante dicesse questo, e una delle fonti di polemiche dei primi anni del suo mandato era proprio il fatto che non avesse ancora dato corso alla legalizzazione, che ha proposto, ha inserito nel dibattito parlamentare dello scorso anno, che il 7 giugno già finalmente, nonostante tentativi di spostamenti là da parte delle opposizioni, il voto finale del Senato. L'Olanda, infine, tutti pensano che l'Olanda la cannabis sia legale, non è così. L'Olanda e molti altri stati, a differenza del nostro, non hanno l'obbligatorietà dell'azione penale, perché sono politiche, sono possibili da parte dei governi, politiche di tolleranza. Una di queste è quella storica, un'esperienza storica,
70, dei coffee shop in Olanda, eppure da allora fino ad oggi tutto quello che avviene nel backdoor dei coffee shop, ovvero fondamentalmente la produzione e la distribuzione della cannabis, è completamente affidata al mercato nero. I coffee shop possono vendere cannabis in modo legale, eccetera, eccetera, tutto ciò che ma non vi è alcuna via legale finora perché essi possano accusare. C'è già stato un voto a fine legislatura scorsa da parte della Camera olandese che ha approvato con un blitz del B66 e di altre forze di sinistra una legge per la legalizzazione della cannabis e in particolare del backdoor. Questo voto necessita anche di un voto del Senato olandese che però doveva venire nei prossimi mesi, nei prossimi anni, il sistema bicamerale anche lì un po' più complesso del nostro forse. Fatto sta che invece il governo di centro, conservatore potremmo dire, di Rutte ha promosso, sta promuovendo, ancora pubblicata, una proposta di legge per addivenire alla legalizzazione del backdoor e alla sperimentazione nelle città olandesi di una completa regolamentazione legale. La legalizzazione non solo ci permette di attingere a esperienze legislative che stanno pian piano andando avanti, ma ci permette anche di avere finalmente dei dati per sbugiardare quelli che negli anni il bando proibizionista ci ha propinato. Sono moltissimi gli studi che negli anni si sono fatti sulla cannabis, però solo recentemente si è riusciti a fare, a analizzare da parte degli studiosi esperienze reali di legalizzazione rispetto al mercato illegale. Per cui scopriamo ad esempio che gli incidenti nei paesi in cui è stata legalizzata la cannabis anche ad uso ricreativo non sono assolutamente aumentati, per cui quel problema che viene posto di volta, ma chissà poi nelle strade quanti incidenti ci saranno una volta legalizzata la cannabis, viene di fatto smentito dalla come smentito da parte, come diceva prima Marco, che legalizzando e regolamentando l'accesso alla pianta, tutti la pianta della cannabis, vi possa essere un aumento del consumo degli adolescenti. Non è vero, anzi, smitizzando quella sostanza si è visto che in Colorado il consumo degli adolescenti, a differenza del resto degli Stati Uniti, è diminuito. Con il mercato libero che c'è adesso, che chiunque a qualunque ora e in qualsiasi località può accedere alla si vede anche da alcuni dati che arrivano negli stati che hanno analizzato da un po' che non è neanche vero che il consumo in generale viene incrementato. In Alaska fine 2017 per la prima volta le entrate legate alla cannabis hanno cominciato a diminuire. Ciò vuol dire che fondamentalmente quel picco di consumo e aumento di consumo che si ha nei primi anni di legalizzazione, perché comunque in una situazione in cui questi dati provengono da queste aree, sono dati somministrati alle persone, è sicuramente più facile esprimere i propri consumi di una pianta una volta che è legale rispetto a quando è legale, per cui c'è un picco all'inizio, fondamentalmente c'è una stabilizzazione dei consumi. Tant'è che in Oregon hanno talmente tanta marijuana che sono a casa. Serio che non potendolo esportare perché ricordiamolo, la cannabis negli Stati Uniti rimane illegale a livello federale, per cui tra Stato e Stato può essere trasportata, non solo il prezzo della cannabis è sceso ormai sotto il dollaro al grammo, ma ci sono stock
di cui si fa fatica a trovare una destinazione. E l'ultimo mito che si può finalmente tecnicamente e scientificamente smentire, già logicamente era smentito, è quello della cannabis come droga di passaggio. Numerosi studi hanno dimostrato che non solo la cannabis non è droga di passaggio, ovvero consumando cannabis non si arriva a iniettarsi eroina per una sorta di circolo anello non rompibile, ma è anzi il contrario. La cannabis, chi usa, chi fa uso anche pesante di cannabis, con molta meno facilità andrà ad usare sostanze più pericolose. E non solo, la cannabis sta diventando per alcuni studi una droga di uscita da altre dipendenze, in particolare da quella da opioidi, in particolare da opioidi legali e prescritti dalla legislazione americana, che negli anni ha fatto molto uso di antidolorifici a base oppiacea, epidemia di oppioidi che lo scorso anno, nel 2016, ha provocato 46.000 morti in America. Io direi che finisco qui, se vuole tante altre cose, ma lasciamo stare. Se ci sono delle applauso proprio. Il giro degli Stati Uniti in modo particolare è il cuore del libro. Altra lista di leggi è quella che riguarda la cannabis terapeutica. Se ci sono domande basta alzare la mano, vi passiamo il microfono e sicuramente il dialogo ci aiuta. Spendiamo due parole su questa storia. Aspetta, se vieni qua perché non si sente. Volevo dire, queste cose della legalizzazione e tutt'altro, anni che si servono, ma non ci sono mai sviluppi, diciamo, in Italia verso una liberalizzazione vera, perché tutte le forze politiche si tengono a una debita distanza da questo discorso. Adesso se c'è questa, diciamo, proposta di legge in Parlamento, i precedenti l'hanno affossata, questi che dovrebbero venire adesso, cosa si presume che facciano? Noi ancora i numeri non li abbiamo calcolati, devo dire, anche perché non si sa come verranno composte le commissioni, che vengono composte distribuendo per proporzionalmente maggioranza e opposizione i seggi a seconda di quel tipo di governo che c'è. Un'analisi così un po' superficiale ci farebbe dire che volendo ci sarebbero i numeri in questa legislatura, che magari dura 3 settimane, poi vedremo domani che succede, per riprendere quanto era stato affossato, perché purtroppo è stato proprio affossato per colpa del PD, diamo i nomi alle responsabilità, e fare anche un passo in più, cioè non soltanto legalizzare la cannabis, che come vediamo qui sotto funziona bene dal punto di vista economico e commerciale. Tra l'altro io leggevo l'altro giorno che le prime stime di giro d'affari della canapa, diciamo sotto lo 0,6 di THC, sono intorno ai 40 milioni di euro. Che per un paese che volendo ha problemi dal punto di vista di consolidamento di una crescita economica un po' anemica potrebbe essere un'iniezione, no? Di fiducia, se non altro, perché ti va prima. Il problema è che, sapendo che tipo di governo ci sarà, cioè giallo-verde, non voglio esprimermi in aggettivi politici politicamente impegnativi, e che quindi dovrà fare poche cose e che devono essere in comune tra questo e quello, dubito che questa sarà una delle cose. Ma se il Parlamento trovasse al proprio interno, noi ne avevamo invitati alcuni già qui oggi, purtroppo ci sono le campagne elettorali per le amministrative un po' in giro in tutta Italia, e quindi si sono scusate in modo particolare perché erano tutte donne, che non per la loro assenza, e stiamo quindi dalla settimana prossima torneremo alla carica, però in effetti, diciamo, ci sarebbero i numeri, non c'è forse, diciamo, l'atmosfera politica generale per, ma, e qui volevo ripartire dalla cannabis terapeutica, se gli Stati Uniti possono essere considerati un laboratorio di modifica di leggi molto radicali in un contesto in cui forse la conservazione o, diciamo,
la moderazione è il carattere politico principale, ci sono due elementi che ci lasciano ben sperare, posto che la speranza poi va nutrita di fatto, e sono la modifica delle leggi per quanto riguarda la cannabis terapeutica, che è avvenuta per volontà del popolo in California nel 1996 per la prima volta, e l'altro tema che ha accompagnato prima a livello statuale, poi a livello federale, questa onda di modifiche di leggi, sono i matrimoni per le persone dello stesso sesso. Noi in Italia abbiamo fatto l'inverso, anche se non sono matrimoni, siamo dopo anni di insisti, arrivati se non altro alle unioni civili, e siamo andati a un punto da, diciamo, legalizzare la cannabis terapeutica, perché oggi non è legalizzata la cannabis terapeutica, oggi nel 2007 si è legalizzata la prescrivibilità di tutta una serie di prodotti, senza necessariamente entrare nel dettaglio, e troppo nel dettaglio. Nel 2004 si è entrati non solo un po' di più, nel 2013 e poi nel 2004 si è entrato un po' di più nel dettaglio, e nel libro facciamo anche una cronistoria di questi cambiamenti, assumendosi la responsabilità di produrla questa pianta. È chiaro che venendo da 50 anni di proibizionismo si è scelto un'entità del governo per farlo, cioè il Ministero della Difesa, ai nostri, perché c'è sempre questo problema della diversione nel mercato illegale del prodotto, che ha firmato un accordo con il Ministero della Salute e a Firenze, allo stabilimento farmaceutico militare, ha iniziato a produrre un po' di infiorescenze, salvando anche un'istituzione benemerita, perché questo stabilimento farmaceutico militare crea e produce i famosi farmaci orfani, cioè quelli per cui se c'è anche una persona che ce n'ha di bisogno, loro gliela danno. Però in una struttura totalmente adeguata a far fronte a una domanda di prodotti terapeutici che è schizzata in su, grazie al tabù che si è rotto, grazie in particolare al movimento dei malati, che è stato fondamentale non tanto nel 2007 per quella legge, quanto per quel che ha separato quella legge con l'avvio della produzione italiana, perché si era fatta la legge ma si era, non dico trovato l'inganno, ma c'era l'intoppo che questi prodotti dovevano essere importati dall'Olanda. E tra la scrittura della ricetta e l'arrivo del prodotto potevano passare anche 2 mesi. E se uno ha bisogno di una medicina, ce n'ha bisogno probabilmente immediatamente, eventualmente può aspettare il pomeriggio se va in farmacia la mattina, e questa non c'è. E quindi, grazie alla lotta dei malati, che la chiamiamo una delle associazioni che maggiormente si è battuta, disobbedendo la legge, producendosela, distribuendosela in maniera militante, magari non proprio certificata dal punto di vista scientifico, ma se non altro andando incontro alle esigenze di chi ha il problema, e si è arrivati a, si spera, entro la fine di quest'anno, produrre 300 kg di infiorescenze, che però faranno sì e no fronte al 10% della domanda che in Italia oggi c'è. C'è da stime aneddotiche, perché il governo, se mai ci sarà, e soprattutto se mai vorrà fare questo tipo di scelte, per legge se deve pubblicare a novembre di quest'anno, quindi abbiamo del tempo ancora per fare. Però appunto, i numeri ci sono, l'atmosfera politica è quella che è. L'esempio degli Stati Uniti però ancora una volta ci torna a soccorso nel consolidare l'ottimismo. Uno avrebbe detto, arrivato Trump, che in campagna elettorale non si era troppo sbilanciato contro, era in passato, ma in passato Trump è stato anche, diciamo, un po' come altri, un gran puttaniere, portando poi di negare e porre il valore della famiglia al centro della sua agenda politica, è stato a favore della marijuana terapeutica. Non aveva mai detto niente contro le altre, però storicamente i repubblicani sono quelli che dicono, laddove lo Stato decide sovranamente, il governo di Washington non si infila nelle decisioni e non glielo do. E dopo un tiro e molla con uno dei peggiori ministri della giustizia che gli Stati Uniti hanno avuto dopo quelli di Bush, quindi negli ultimi 15-16 anni, hanno più o meno trovato una sorta di soluzione di non belligeranza, per cui lo Stato a casa propria può continuare a fare quello che sovranamente ha deciso di fare, la legge federale, che pur rimane molto proibizionista, non viene promossa nella sua applicazione più severa a livello regionale. Tra l'altro anche lì, se qui è 40 milioni in Italia il giro d'affari per la cannabis legale con THC devoluccio, negli Stati Uniti stiamo parlando di almeno 8 miliardi di dollari che nel giro di 3 anni sono entrati nel mercato legale. Ma
sono entrati nel mercato informale bancario, perché essendo un reato federale a godere di proventi di un qualcosa che a livello federale è proibito, chiunque venda la cannabis anche a livello statuale dove è legalizzata non può aprire un conto in banca, quindi paga i dipendenti quotidianamente cash, si nasconde il resto sotto il cuscino in una cassaforte dell'ufficio, quindi è tutto altamente protetto da ex militari o grandi guardie di sicurezza private, e si stanno creando cose che per noi sono normali, tipo il credito cooperativo, per cui una sorta di sistema parallelo di banche non a fini di lucro viene creato, dove tu puoi mettere dentro i soldi e soprattutto ritirarli, perché se tu li metti dentro anche in una banca oggi ce li puoi mettere, poi arriva l'FBI che te li porta via, questo è l'altro problema. Oppure, e andrebbe studiato meglio questo fenomeno delle criptomonete, si usano le monete come i bitcoin, chiamiamole così, per fare dei pagamenti totalmente anonimi, magari dall'altra parte degli Stati Uniti, e comprare dei prodotti che in un determinato territorio sono legalizzati. No. I territori, gli 8 stati più la capitale degli Stati Uniti, concentrano a 100 milioni di persone di comprare e consumare legalmente la cannabis. È quasi un terzo della popolazione totale degli Stati Uniti. È vero che poi non si sa dove te la puoi consumare, perché in pubblico non si può consumare, nei locali non si può fumare, nelle case popolari non si può fumare, quindi insomma devi nasconderti per fumarla, però se non altro la puoi comprare. Poi dubito che sulla spiaggia ci siano le squadre di polizia dell'Oregon piuttosto che della California o dello stato di Washington, non so se ci siano spiagge praticate in Alaska che fa un po' freddo, ci siano le pattuglie che vanno a controllare che si fa le canne, però diciamo all'aperto non si può. Però se c'è una risposta alla domanda che è stata fatta è questa. Vedremo di che vita o morte il governo riuscirà a andare avanti nelle prossime settimane in questa risposta. Di certo noi non mancheremo, da quando avremo un interlocutore, di porgli il problema, perché ci sono tanti soldi. L'Italia, l'avevamo pubblicato nel libro bianco l'anno scorso, uno studio di un economista dell'Università di Roma, Marco Rossi, che ritiene che si possa arrivare a far girare legalmente, sia per quanto riguarda le maggiori entrate, sia per quanto riguarda i risparmi, qualcosa intorno ai 3 miliardi di euro solo in Italia, legalizzando la cannabis per tutti i figli. Visto che questi devono smontare mezze leggi dello Stato e che quindi anche per introdurre una tassazione flat che è dal 15 al 23% c'è bisogno di recuperare i soldi da qualche altra parte, non dico che tutti ti arriverebbero da qua, ma insomma qualcosa in più ci andrebbe, oltre che creare un clima diciamo più rilassato nel nostro paese. Si ricordava nella presentazione del libro che abbiamo fatto a Bologna 2 settimane fa, quando ci furono, anzi era lì, gli europei di calcio in Portogallo, il governo proibì la birra nello stadio ma consentì lo spinello, quasi a diciamo attenzione ulteriore a far sì che l'ordine pubblico o comunque l'atmosfera sociale fosse rilassata grazie all'uso di una pianta che storicamente ha accompagnato gli esseri umani nella loro esperienza di vita individuale, di stati non ordinari di coscienza, ma anche di ricerca di cure a malattie molto gravi. Nell'altro capitolo fa la lista delle leggi che a livello regionale negli ultimi 6 anni sono state adottate, naturalmente anche in Emilia Romagna ce n'è una. Occorre anche lì stare molto attenti a come queste leggi vengono applicate, perché noi sappiamo che molto spesso quella che si potrebbe ritenere essere una delle professioni più attenta alle evidenze scientifiche, cioè quella dei medici, è invece fortemente figlia di un'impostazione culturale molto conservatrice e anche al centro, non voglio fare della dietrologia, di grandi interessi economici delle grandi case farmaceutiche che vedono nella cannabis un concorrente tra virgolette sleale. Uno, perché costa meno, ma due, perché se parlate con qualche medico che l'ha iniziato a prescrivere qualche anno fa, riduce il numero delle sostanze necessarie per poter far fronte alle esigenze terapeutiche di tutta una serie di patologie o di condizioni umane. Cioè, perché noi di fronte a... nessuno crede ai miracoli, noi da questa parte del tavolo non crediamo ai miracoli, ma
perché di fronte a una situazione dove non c'è un'oncia di perdita a cambiare le leggi, non si cambiano le leggi, forse occorre arricchire la critica antiproibizionista anche di elementi economici che abbiamo forse tenuto fuori un po' per atteggiamento ideologico prima, ma che invece magari sono quelli che hanno fatto cambiare l'atteggiamento per quanto riguarda la canapa, la legge del 2016. E questo bisogna capire quali sono i ministri con cui andare a parlare e soprattutto ricordare in particolare al Movimento 5 Stelle che è stato fondamentale, anche se alle volte ha votato contro, nella scorsa legislatura a far sì che queste varie riforme arrivassero in fine, ma che senza di loro non ci sarebbe stato nessun passaggio in aula, in plenaria, della legalizzazione. E io, che sono stato candidato ma non sono stato eletto alle scorse elezioni con Più Europa, con Emma Bonino, mi sono trovato con numeri 2 o 3 del Movimento 5 Stelle a dibattere in televisione e questo a microfoni accesi ha detto: ma noi si sa che siamo a favore della legalizzazione, no? Gli altri ce l'hanno nel simbolo la cannabis ma non la vorrebbero legalizzare, cioè la Lega, anche se prima di entrare nelle istituzioni non erano particolarmente contrari, ripeto, proprio perché è equamente distribuita tra nord e sud la possibilità di produzione di questa pianta, magari se il centro-sud è un voto Movimento 5 Stelle o centro-sinistra è più favorevole, anche il centro-nord potrebbe intervenire. Il problema è tutto là, trovare la persona giusta al posto giusto, ma allo stesso tempo creare le circostanze migliori perché le cose possono essere. Ah, ecco, l'altra cosa, io posso andare avanti fino a dopo domani, ma sta spendendo il nostro tempo. L'altra cosa che è un ulteriore paradosso che si spera nelle prossime settimane venga cambiato alla radice è che se la cannabis fa parte delle terapie parascientifiche, sciamaniche, tradizionali del Mediterraneo, in particolare dall'Egitto, da almeno 4 millenni, non la troverete nella lista delle medicine essenziali composta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità negli anni. C'è la morfina ma non c'è la cannabis. A giugno di quest'anno, finalmente, dopo 65 anni, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, pensate voi, inizierà a studiare la cannabis per le sue applicazioni terapeutiche. E se questi studi dovessero dare dei risultati incoraggianti, e noi abbiamo incoraggiato l'Italia a condividere un minimo di buone pratiche anche dal punto di vista della produzione, perché produciamo la cannabis qualitativamente, almeno sulla carta, migliore del mondo, siamo i sesti produttori al mondo contro 100 kg, quindi più grande di voi come siamo messi male a livello globale, nei mesi successivi dovrebbero fare una revisione critica di tutta la letteratura ed eventuali trial clinici per consolidare queste capacità terapeutiche della cannabis e metterla nelle medicine essenziali. Negli Stati Uniti, grazie a grande attività della società civile, i reduci delle missioni internazionali che hanno subito uno stress da trauma e con questo convivono, sia perché sono stati mutilati, sia perché hanno avuto degli incidenti stradali, sia perché in effetti ammazzare le persone credo che abbia un impatto non di poco conto sulla vita successiva alla guerra, si è arrivati a fase clinica 3 dell'uso dell'MDMA per lo stress post-traumatico, ma anche dell'uso della cannabis per lo stress post-traumatico, perché paradossalmente è legalizzata l'ecstasy per l'uso della psicoterapia, ma non la cannabis. E se negli Stati Uniti si arriva a questo tipo di breakthrough, come si dice, fase, è vero che il governo americano non se ne farà portavoce all'interno delle Nazioni Unite, ma se non altro eviterà di mettersi di mezzo. Se poi si riuscisse a convincere anche la Cina che tutto ciò fa bene, tanto alla politica perché sennò a loro non gli piace come approccio, ma ai cinesi che sono 1.300.000.000 probabilmente le cose andranno avanti. Però diciamo, quel che si chiude, quando una porta si chiude in un paese, e secondo me l'Italia ancora non si è richiusa, si apre altrove: Portogallo, Spagna, Repubblica Ceca, Germania, Francia non sono il massimo del progressismo per quanto riguarda l'Europa, ma sicuramente la Grecia e altri stati dell'ex, la Polonia, che è quel che è, ha legalizzato la cannabis terapeutica. Quindi comunque un minimo di buon senso anche nei peggiori regimi
di democrazia illiberale rimane, ecco, vediamo di continuare a portare all'attenzione di chi di dovere per far sì che un domani siamo all'obiettivo. E poi ci sarà. Bene, al microfono perché già non si sente da qui. Simpaticissimo Gabriele Paci, la voce multimedia. Se puoi analizzare questo nuovo Parlamento rispetto allo scorso, riguardo proprio alle presenze delle persone specifiche, a parte il fatto che non è rientrato né della vedova della legislatura uscente né per Burca della legislatura precedente, questo è il punto indubbiamente, se ci sono mutamenti proprio dei singoli parlamentari che entrano, come questo sia un meno o un più. Noi sappiamo che i principali promotori nelle due commissioni, almeno alla Camera, sono stati rieletti e parlandoci informalmente sono pronti a ripartire. Tra l'altro uno è di Bologna, quindi volendo si può avere facile accesso all'onorevole Pini. Ripeto, tu che segui la politica da un mezzo secolo quasi sai che non è detto. Non è ancora nato. Non è ancora nato. Non è quasi. Che questa abbia mai fatto parte di, diciamo, dei primi 10 punti di un eventuale, non dico contratto di governo, ma proprio di governo che avesse una grande maggioranza. Tanto invece dimostra il fatto che la Fini Giovanardi talmente tanto necessaria era che l'hanno inclusa in un emendamento a un disegno di legge, che, a un decreto legge che finanziava le Olimpiadi invernali di Torino, quindi figurati la priorità che veniva data. Però, diciamo, ripeto, noi siamo gli instancabili ottimisti e vogliamo vedere chi è mezzo pieno e ci dice che comunque almeno quelli più importanti e più attivi della scorsa legislatura, 5 Stelle, PD e chiaramente anche Leo e qualcuno, come si diceva, radicale, sicuramente Riccardo Maggi e Emma Bonino, per quanto ci riguarda, altrettanto sicuramente Alessandro Cusacchi, non so Bruno Tabacci cosa ne pensi, però insomma chi sotto la bandiera di Più Europa è stato eletto non si farà mancare nulla dal punto di vista del recupero del tempo perduto. Sì, di certo manca alla sinistra la presenza di Daniele Farina, come è stato detto di Cusacchi, però manca una parte, per fortuna credo comunque che le posizioni di Leo non cambieranno. Io sono un po' meno ottimista rispetto a Marco, sui numeri, credo che non conto mai il PD come un unico blocco disponibile a votare l'organizzazione, però certamente il fatto che ci possa essere un governo nato su punti specifici lascia probabilmente più spazio al Parlamento. Se poi volevi sapere se siamo stati contattati per andare a fare il sottosegretario alle droghe o il nuovo capo del Dipartimento per le politiche antidroga, purtroppo ti dobbiamo dire che ancora non ci hanno telefonato, ma sappiamo che i sottosegretari vengono dopo i ministri, quindi la speranza è l'ultima a morire. Ben, hai, ultima domanda perché poi credo che dovremo abbandonare. No, volevo fare una comunicazione un po' strana, però. C'è stato. Sono Enrico Flette, coordinamento europeo politica di giusta efficacia sulle droghe, avete dei piani lì, quello potete farvi un'idea, ma noi siamo venuti con un amico americano della Villa Marijuana March che è molto fissato sulla storia delle dipendenze dall'eroina, che è un tema adesso attualissimo. Si è andato al Parlamento italiano, non ne ha parlato nessuno, in una lista incredibile la Lorenzina ha messo fuori legge il bogaina, una pianta usata in Africa da dei paesi e poi in quei paesi ci sono anche delle cliniche tipo la Serve. Ma ve la faccio breve, una cosa curiosa che è successa pochi mesi dopo, di cui non ha parlato nessuno, che la stessa Lorenzini, sempre in periodo di ferie, questa mi riferisco all'agosto 2016, nel dicembre, parente a Natale, esce praticamente in grande sulla gazzetta ufficiale che avevano vietato il riferimento al cuore di una grande, aranciamare, finocchio e tutto. Alla fine addirittura compariva anche il nome tecnico del succo di patata.
Praticamente dopo due giorni mio marito e medico mi ha mandato la mail, l'ordine dei medici, gli erboristi del Lazio, solo loro, non è uscita la notizia da nessuna parte, sono andati in fibrillazione, volete farci tornare indietro di centinaia di anni. Hanno fatto subito opposizione e la cosa è sparita. Non se ne è fatta traccia, però non c'è più questa cosa. La patata è ancora legale, le arance sono ancora legali, sembra una roba fantascienza. Per l'ibogaina, che è una cura utile per l'indipendenza, non se ne parlava mai più per altri 10 anni. Finché non ne parliamo anche noi, perché è mai stato riportato da nessun giornale. Grazie. Poi, a dire la verità, sul suggerimento di Dana, che immagino che fosse lui, abbiamo cercato interlocuzione con il governo, però devo dire che non abbiamo trovato nessuno che ci sapesse dare una risposta. Quindi o non è vero che l'hanno tolta, perché io comunque non l'ho ritrovato per l'articolo sulla Gazzetta Ufficiale, oppure perché tu sai che fatta la legge, se non si fa il decreto attuativo, e ce ne sono tanti sospetti, la legge non esiste. E quindi dobbiamo un po' vedere se così è. Sarebbe interessante andare in Gabon, che è il paese da cui l'ibogaina viene, e capire se loro sono pronti a fare per l'ibogaina quello che altri stanno facendo per la cannabis, e includere anche questa tra le medicine essenziali, soprattutto per la cura della dipendenza da altre sostanze, in primis l'eroina, ma anche l'alcol, perché poi per questo viene utilizzato. Bene, grazie ancora. Se volete lì potete firmare l'appello al governo e al Parlamento e anche prendere il libretto con 20% di sconto.